Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti e benvenuti. Eccoci ad un'altra puntatona di teleconferenza di fantascienza in podcast. Ricordiamo quindi gli argomenti di questa puntatona di fantascienza tecnologica od hard sci-fi, le geometrie aberranti e le stelle di neutroni, la tecnologia dei navi cargo spaziali. Ok, a te la parola, Ezezel. Come no? Ah, sì, ho capito. Preferisci dirmi tutto in modo telepatico, poi io, per come l'ho capito, spiego ai nostri amici telespettatori. Ok, va bene. Però se dovessi sbagliare qualcosa mi correggi? Dunque, vediamo se ho capito bene. Prendendo piccoli pezzettini di stelle di neutroni e ponendoli all'interno di potenti campi di contenimento, simili a quelli dei serbatoi d'antimateria delle astronavi aliene, è possibile costruire astronavi cargo con massa negativa. Le astronavi con massa negativa sono artefatti complessi che rispondono a modelli di geometrie con spazi aberranti, ossia spazi che dall'esterno sembrano avere volumi ridotti, ma all'interno questi oggetti, a causa della curvatura dello spazio-tempo, hanno volumi disponibili che sono molto più ampi di quelli esterni, che un osservatore esterno al veicolo definisce appunto dai bordi più estremi del perimetro chiuso e limitato del mezzo. Il piccolo ripiegamento dello spazio-tempo permette all'artificio di collocare un elefante dentro una cabina telefonica, ovviamente senza rompere la cabina telefonica e senza uccidere l'elefante. Si parla quindi di geometrie aberranti tutte le volte che ci si riferisce ad oggetti aventi volumi interni assai superiori ai volumi molto più piccoli dello strato limite che circonda lo spazio-tempo incurvato. Ok, ho detto tutto? Come no? Ho capito. Va bene, sì. Le astronavi cargo di classe Tau sono vettori logistici a bassa velocità. Hanno una forma sferica con un volume esterno poco dissimile dalla motrice di un grande camion terrestre, avendo però un payload simile a quello di un container. Alla struttura esterna è montato un paio di reattori a fusione per la propulsione del cargo ed il contenimento del materiale della stella a neutroni. Se osservati da lontano, queste classi di mezzi alieni ricordano vagamente l'astronave di Odissea 2001 nello spazio. Ovviamente le astronavi cargo di classe Tau non hanno equipaggio a bordo. Va bene? Come no? Ho capito, sì, va bene, va bene. È vero. Allora, al centro della struttura sferica delle astronavi di classe Tau, quelle per il astronavi cargo, è posizionato un tubo di contenimento. Questo segrega brandelli di masse di stelle di neutroni. Il contenimento inibisce il materiale stellare da emettere neutroni ed altre radiazioni letali. Tuttavia, è molto pericoloso per ogni essere vivente e biologico entrare in questi spazi a causa della fortissima gravità. Ok? Ah, va bene. Dunque, è proprio a causa dell'altissima gravità che per estrarre i contenitori con i materiali spediti nello spazio si usano dei magneti molto potenti che produrrebbero pressioni elevatissime e tali da spezzare in due i corpi degli esseri viventi. La parte alta dell'essere vivente sarebbe rimossa, la parte bassa invece resterebbe appiccicata al contenimento. Ecco,
Sempre a causa dell'altissima gravità, prima vanno inseriti i contenitori con massa superiore, quindi quelli con massa minore, altrimenti quelli con massa superiore sprofonderebbero danneggiando i contenitori più leggeri. Vabbè, a me sinceramente sembra una bellissima storia di fantascienza, assai utile per cazzeggiare di navi spaziali aliene. La versione testuale del podcast la trovate nel link in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!